Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, l'orto del convento, oggi qui per raccontarvi la storia di Gaetano, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica, dove in tanti ci scrivete la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Gaetano, giornalista, educatore domiciliare, che vuole condividere questa sua profonda e intima testimonianza e di trasformazione della sua vita. Ecco, il suo obiettivo è sempre stato quello di dare testimonianza alla verità dei fatti e delle cose, come ogni giornalista, insomma. Nel 2007 Gaetano ha la prima esperienza significativa con Padre Pio. Ero in pullman, ero seduto e trovai questa figura sotto di me, ma non me ne ero assolutamente accorto. Tuttavia è un'immagine che porto sempre con me, perché quella è stata la mia prima esperienza, così all'improvviso. Tuttavia la sua fede non era molto forte. Gaetano si descrive come piuttosto orgoglioso. Nel 2013, dopo molte delusioni lavorative e la fine di una relazione sentimentale che lo porta in una profonda ansia, disperazione, attacchi di panico, depressione, una profonda incertezza. Questo periodo buio inizia a cambiare nel 2015, quando inizia il servizio civile a Gravina con i ragazzi disabili. Lì iniziò la mia vera conversione. Tornai pian piano a messa, a vedere in questi ragazzi sfortunati il volto di Gesù Cristo. Nel gennaio del 2017, ecco, chiede di confessarsi e il parroco gli consiglia la lettura di Parola e Preghiera, un libro dove da allora, lui dice, non smette più di leggere. Così comincia ad approfondire le Sacre Scritture, partecipa alla Santa Messa e un anno più tardi la vita di Gaetano prende una svolta significativa. Conosce Tiziana, la donna che diventerà poi sua moglie. Scopre che i nonni paterni di Tiziana sono entrambi nati a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, e nel 2018 i due fidanzati hanno un grave incidente. Promisi al medico, lui racconta, proprio quella notte, ma soprattutto lo promisi al Signore, che in caso di salvezza ci saremmo sposati. Erano ormai spacciati entrambi. Mantennero la promessa, si sposarono il 29 dicembre del 2020 al santuario Beato Giacomo a Bitetto. Nel 2020 Gaetano inizia anche a lavorare come educatore domiciliare per i minori nell'ambito sociale durante questo periodo, e Padre Pio a manifestarsi continuamente nella sua vita. Un sogno che lui racconta gli ha stravolto la vita. Padre Pio, ecco, percepivo proprio la sua presenza. Nel novembre dello stesso anno trova un ciondolo, un'immagine di Padre Pio per terra, buttata così, che ora porto anche quella sempre con me. Gaetano scopre la bellezza della messa, continuando così a pregare ogni giorno il Santo Rosario e la coroncina alla Divina Misericordia. E Gaetano conclude la sua testimonianza con una frase in prospettiva di speranza, di gratitudine. Non so esattamente dove la vita mi stia portando, ma so che sono una persona in cammino che testimonia il miracolo di quel giorno a chiunque. E tra l'altro una bella notizia: fra un mese nascerà il piccolo Felice Maria Pio, felice come mio padre, Maria come la Madonna e Pio come Padre Pio.